Sono Raffaele Guerra, sono il responsabile della sicurezza al Giro d'Italia e sono responsabile nella parte degli arrivi. Il nostro gruppo è formato da 20 operatori e occupiamo praticamente, cerchiamo di garantire la sicurezza nelle aree delle hospitality, che sono 4, quindi abbiamo 2 operatori per ogni hospitality. Il resto degli operatori sono disposti praticamente nell'area delle premiazioni e 2 sono al quartier tappa. Quindi con i protocolli Covid che abbiamo quest'anno cerchiamo di essere inflessibili, insomma. Abbiamo dei palmari che ci permettono quindi di controllare che all'interno delle varie hospitality e delle varie zone che noi presidiamo arrivi gente accreditata. Quest'anno in più hanno voluto da parte della società organizzatrice che anche gli invitati nelle hospitality abbiamo firmato un protocollo anti-Covid, quindi che abbiano fatto il tampone. Quindi noi controlliamo un po' tutto questo. Questo negli ospitali, nell'area premiazione controlliamo che al momento delle premiazioni tutto si svolga nel miglior modo possibile, con il livello di sicurezza più alto possibile. Abbiamo altri operatori che poi si occupano, sono impiegati nella parte delle partenze. Questo è quello che svolgiamo noi. La nostra società ha sede a Modena. Abbiamo un ufficio operativo a Pesaro, noi di questo gruppo qui facciamo parte di quell'ufficio lì, il tutto poi fa capo insomma alla sede centrale di Modena.